Ed è attesa per oggi la sentenza nel processo a Santa Maria Capua Vetere per l'assassinio dell'imprenditore Domenico Noviello, ucciso per aver denunciato i suoi estorsori. Il principale imputato è Giuseppe Setola. Sentiamo Gio Nocchetti. Massimiliano Noviello, lei una volta ha detto: io non mi sono più sentito solo e nessuno è solo. Beh, sono venuti da Ivrea, sono venuti da Formia, da Itri. Infatti io li ringrazio per la solidarietà dimostratami con la loro presenza, perché ritengo che la vera antimafia si fa nelle aule dei tribunali. Da Ivrea perché? Da Ivrea per stare vicini alla famiglia Noviello, per stare vicini a una vicenda che abbiamo seguito sin dall'inizio. E gli avete intitolato la sede? Abbiamo intitolato la sede a Domenico Noviello e continuiamo a portare avanti delle attività nel suo nome, nel suo ricordo e con l'ispirazione del suo gesto. Presidiano da stamattina il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dove è in svolgimento l'ultima udienza del processo per l'omicidio di Domenico Noviello, imprenditore coraggio che denunciò i suoi estortori e per questo fu trucidato anni dopo dai sicari agli ordini dello stragista Giuseppe Setola. Proprio quest'ultimo, con la sua scelta di collaborare con la giustizia, ha rafforzato il quadro accusatorio già illustrato nella precedente udienza dal pubblico ministero Alessandro Milita, che ha chiesto per Setola ed altri sei la pena dell'ergastolo. Oggi dunque tocca ai difensori, poi in serata la sentenza, come le altre volte purtroppo. Neanche stavolta il presidente del collegio Maria Ayala ha autorizzato la RAI a riprendere il processo e soprattutto la lettura del verdetto, una decisione che ha destato dispiacere e disappunto proprio tra i volontari di Libera e altre associazioni. Credo ci sia un diritto all'informazione che debba prevalere in questi casi sul diritto alla privacy, magari di qualche accertato pluriomicida.